ha lasciato il porto di Ancona, la salma di Claudio Vitri, tra applausi, commozione, tanti palloncini bianchi. Amici e colleghi del giovane 23enne ucciso a Sirolo hanno gridato giustizia durante il corteo funebre che si è dipanato sul lungomare Karol Wojtyla. Una tragedia che si è abbattuta sulla comunità e a cui ancora molti stentano a credere. Colpito al petto dal presunto omicida Fatah Mellul con una fiocina per un diverbio dovuto a questioni di viabilità. Fin dal mattino alla camera mortuaria di Torrette un via vai continuo di amici e colleghi del giovane che hanno fatto sentire la loro vicinanza, a Giulio in particolare, il fratello diciottenne con cui era in Italia. Tutti e due lavoravano per costruirsi un futuro migliore. Nessuno parla e tanti si sono chiusi nel massimo riservo, a far da portavoce la consigliera regionale Lindita Elezzi, anche lei di origine albanese. E tutto il supporto di ognuno di noi, anche piccolo, questo spero di comunque di che sia un po' di sollievo per la famiglia. Noi siamo uniti tutto intorno alla famiglia e cercheremo, oggi verrà trasportata la salma e l'accompagneremo fino al traghetto. Ci sarà una piccola manifestazione per, nel ricordo di Claudio e per quello che ha fatto Claudio, perché in fondo lui ha salvato una famiglia, un cittadino di Ancona italiano, quindi è stato un vero eroe. Il carro funebre è partito alle 13 dall'obitorio per raggiungere il porto e quindi il traghetto. Lì ad attenderlo c'era tutta la comunità albanese. La bara è stata fatta sfilare in un corteo che si è concluso all'imbocco della banchina verso le ore 16. La salma è attesa a Durazzo alle prime luci dell'alba di venerdì 1 settembre e qui ad attenderla ci saranno i parenti, il papà Agim in particolare, mentre la mamma, ricoverata in ospedale, non sa del terribile lutto che l'ha colpita. Poi i funerali verranno svolti nella sua città natale, Luznia. E intanto si cerca giustizia.